È quasi un rituale per gli amanti pugliesi del vino, quello dell'apertura del frutto dell'ultima vendemmia. Anche nel 2013, l'appuntamento d'autunno del Movimento Turismo del Vino Puglia ha regalato a tutti gli appassionati una giornata davvero speciale. Cantine Aperte a San Martino. Tanti visitatori curiosi di provare la qualità del lavoro svolto durante l'ultima vendemmia direttamente in cantina. Sette in tutta la Puglia le aziende che hanno aderito a Cantine Aperte. Iniziativa che si è svolta con il contributo dell'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari. Tenuta Fulia nera alle Porte di Foggia, Villa Schinosa, Trani, Terre di San Vito, Apolignano a Mare e nel Salento, la cantina San Pietrana di San Pietro Vernotico, Apollonio di Monteroni e a Guagnano tenute Emera e Cosimo Torino. Non solo vino ma anche degustazioni di prodotti tipici, visite guidate ed attività che hanno accompagnato i wine lovers, letteralmente gli amanti del vino, per tutta la giornata e fino al tramonto, direttamente nei luoghi di produzione. Partiamo da cantine aperte per poi andare a, al momento di del vino novello che in qualche maniera rappresenta anche un momento importante per il sistema vitivinicolo. E dobbiamo anche incominciare a raccontare anche che il novello ha la sua importanza, ma soprattutto fa parte di un, come dire, di un circuito che continuiamo a voler valorizzare fortemente tradizione che funziona, che attira molto l'attenzione della, de, della gente perché è un ottimo motivo per visitare le cantine, le nostre produzioni, assaggiare il prodotto nuovo che è sempre ben accetto e comunque le, le nostre produzioni che ormai hanno un ottimo riscontro a livello mondiale. Davvero notevoli le sale del Museo del Vino di Cantine Mera e gli appassionati non si sono certo lasciati sfuggire l'occasione di ammirare da vicino alcune opere d'arte di notevole valore storico e di origini antiche. Proprio da questo museo proviene il cratere a Campana che è tuttora esposto a Roma al vittoriano. Fare il vino è un'opera d'arte in un certo senso, così come un po' un artista che utilizza i vari colori per, perché hai in mente un'opera d'arte, così noi quando facciamo il vino utilizziamo i vari vitigni perché abbiamo in mente di fare il vitigno migliore. Insomma, un evento davvero speciale, come sempre molto atteso dagli enoturisti, quello di Cantina Aperte a San Martino, alla sua quinta edizione consecutiva, la prima con questo nuovo brand che ha sostituito San Martino in Cantina. Gusto, profumi ed emozioni che solo un calice di vino riescono a dare, parola di Wine Lovers. È una cosa bellissima, il posto è stupendo. Atmosfera molto bella e vino è veramente buono. È un'iniziativa importante anche perché fa sì che si conoscano i prodotti della nostra Puglia.